vada via di mezzo tra la guidabilità e quello che non riesce. Cari quaddisti, buonasera ed eccoci nel box del team RZ, Franco Fratton, Extreme Tech, Tech 4 ad aria, regolazioni per il crossodromo di Olodolo. Regolazione finita. Siete reattivi. Franco, tu non vuoi darci le indicazioni, non vuoi trasmettere il tuo sapere. Eccoci qua. Abbiamo liberato il Tech 4, comunque, cari quadisti, ovviamente ha il vantaggio di non avere la pesante molla esterna ed essere sostenuto dalla pressione dell'aria. Franco, stai lavorando con come pilota con l'audatore Emanuele Giovanelli da 3 anni in questa innovativa soluzione, molto valida per quando vi sono delle buche importanti sul circuito. Odolo, Tech 3 o Tech 4? È una questione di gusti. Le fai tutte e due te, no, è una questione se tu di fossi gusti. Un pilota, quale metteresti tecnicamente? Ma se io fossi un pilota metto quella di molla. All'antica. No, è un'antica. Il fatto è che mentre l'ammortizzatore ad aria senz'altro è molto più veloce da adattare e probabilmente accontenta facilmente o più facilmente tutti gli utilizzatori, nel momento in cui deve essere utilizzato da un pilota molto veloce, quando il decimo su 2 chilometri è importante, mettiamola così, comincia a diventare un prodotto più difficile per ottenere il meglio della messa a punto, perché l'aria ha una caratteristica di curva di forza piuttosto particolare che ti costringe a dover indurire molto la pressione, aumentarla molto, e di fatto perdi i benefici per i quali l'ammortizzatore d'aria è stato costruito o è stato concepito. Con l'ammortizzatore a molla invece la cosa è senz'altro più laboriosa per ottenere la messa a punto ideale, però è raggiungibile senza dei compromessi così importanti come l'ammortizzatore d'aria. Cioè io lo vedo, l'ammortizzatore d'aria è un ottimo ammortizzatore per chi deve correre nella sabbia o esatto, per chi deve adattarsi a correre in varie situazioni ma dove non ha l'esigenza del massimo. In America di fatto è utilizzato moltissimo anche nel cross, però se si va a toccare una moto con un ammortizzatore d'aria che utilizzano gli americani, sono rigidissime, per cui al di là che poi dopo corrono su manche abbastanza corte, per cui probabilmente poi sono preparati e senz'altro sono molto capaci. A mio avviso l'ammortizzatore a molla nel quad per curare le problematiche dell'anteriore con una mano esperta più, che lo riesca comunque ad affinare, è difficile sì. Farlo senza avere una grossissima esperienza, a quel punto meglio un'aria che comunque ti dà sempre dei vantaggi se non raggiungi il massimo, se non vuoi ottenere il massimo. Franco, se invece parliamo di un Pont-de-Vue, di un Touquet, gare da 4 ore, allora, io con delle buche spaventose. Io la Pont-de-Vue non lo utilizzerei perché hai un grosso problema, e ci sono tante possibilità di incidenti. La gara è lunga, 12 ore, se per caso perdi aria sei per finito. Terra, devi rientrare e cambiare l'ammortizzatore e ricordiamo che a Pont-de-Vue non ti fanno toccare la moto, no. La moto la puoi toccare solo quando c'è la bandiera verde e no. Quindi quando ti fermi ai box sono minuti che perdi, esatto, per cui io non lo utilizzerei di certo e difatti non l'ho mai utilizzato. Al Touquet invece direi che forse è una delle soluzioni più valide. Perché grosse asperità? No, ma poi corri nella sabbia e l'ammortizzatore è fatto per correre nella sabbia, per cui ti dà tutti quei vantaggi di comfort, non sei veloce, perché bisogna ricordarsi una cosa, che al Touquet sei veloce sul dritto, ma in tutta la zona diciamo guidata del circuito piena di buche la velocità è molto bassa, è una pista tecnica dove si viaggia probabilmente a 30 all'ora, ecco. Ci sono tutte le curve che sono praticamente guidate, le ruote sono 10 cm dentro nella sabbia, per cui non hai le stesse necessità che puoi avere su un terreno vero da motocross. Altro che devi solo assorbire le grosse asperità, sì. E non devi essere preciso, avere la perfezione per quanto riguarda la purezza di traiettoria e il comportamento del mezzo. Franco, abbiamo visto Tony Sousa Borger, ricordiamo un pilota, non dico scoperto da te, ma seguito da te per parecchi anni, un pilota di cui hai grandissima stima e che ricambia con ancora più stima
per te, quando guida le moto vuole sempre solo le tue sospensioni. Le abbiamo visto lavorare molto su un valore dell'incidenza per il miglioramento della sua Yamaha, concetto dell'incidenza e valore dell'incidenza che forse ha preso da te, perché anche tu lavori molto sull'incidenza per la messa a punto dei mezzi. Ma insomma, l'incidenza è quel valore geometrico che ti permette di... Che la maggior parte non sa neanche che esiste. Purtroppo, anche se glielo diciamo, glielo scriviamo, la gente lo guarda. Ecco, sono tutti presi a girare le manette degli ammortizzatori e non guardano queste cose, anche se gliele abbiamo già spiegate. Comunque, un valore di incidenza ti permette di guidare la moto con più facilità o con meno facilità. Ti permette soprattutto di avere una stabilità durante la guida dell'avantreno. Qui, che è una pista che oggi è molto dura, per cui il manubrio tende ad andare a destra e a sinistra molto facilmente, il pilota, e poi ci sono tantissime buchettine molto piccole, fastidiosissime, è importante avere un anteriore il più stabile possibile, per cui utilizzare dei gradi di incidenza corretti o più importanti di altri ti fa diventare la guida molto più incisiva e molto più sicura. Ecco, normalmente si mette più incidenza quando vuoi avere una moto più stabile e ne togli quando vuoi avere una moto che gira più facilmente. Togliere incidenza, mettere più incidenza, per vi traduciamo al reparto tecnico, mettere più incidenza vuol dire avere un numero di gradi inferiore, quindi praticamente avere la testina superiore del mozzo più arretrato rispetto alla testina, esatto, inferiore, sì. Quindi più si arretra, più si ottiene una moto stabile, specie sul dritto per l'assorbimento delle buche, più si avanza, più si ottiene una moto che invece inserisce molto velocemente, ma ovviamente può anche rischiare di prendere sotto, come se vogliamo utilizzare un vocabolo molto ciclistico. Il concetto è lo stesso delle moto, no? Dai più gradi al canotto di sterzo e la moto diventa più stabile, ma gira meno facilmente, oppure sfili di più la forcella anteriore e la moto diventa più stabile, oppure... Perché vediamo che sfilare la forcella vuol dire abbassare il telaio verso davanti e quindi sono variare comunque l'angolo di incidenza. Sono le operazioni che si possono fare. Qui non hai le forcelle, hai dei triangoli e puoi ottenere praticamente le stesse cose. Purtroppo è uno di quei valori che quando lo cambi in una geometria... Per addetto ai settori, dai. Diciamo. Sì, però è anche una cosa che bisogna fare attenzione, perché nel momento in cui cambi l'incidenza poi dopo ti cambiano anche tutti gli altri angoli, perché normalmente cambia sia la convergenza che anche il camber, per cui chiaro. È una cosa laboriosa, ma il fatto è che sarebbe la prima cosa da fare. Infatti, uno a casa in garage dovrebbe farsi questo, poi viene qui e eventualmente tocca le molle, tocca gli ammortizzatori, cambia un po' l'altezza, ma quei valori lì dovrebbero essere abbastanza certi, uno sa dove va a guidare, sa che ha fatto... Dovrebbe avere uno storico al quale rifarsi e comunque creare un'immagine di moto che ha già provato nelle prove libere. Franco, abbiamo visto una tendenza dei piloti esteri, comunque francesi e quant'altro il resto americani, a lavorare con un angolo di incidenza. Abbiamo visto una tendenza storica dei piloti italiani invece lavorare maggiormente con l'angolo di camber. Ma sono due cose completamente differenti. Mettere su del camber si fa molto prima che cambiare l'incidenza. Io non ci danno due effetti diversi. Poi dipende dalle gomme che uno usa. Chiaro. Cioè, non è che cambi l'incidenza perché usi un tipo di gomma, normalmente cambi il camber se hai una gomma che si comporta in un modo piuttosto che un altro. Che tende ad essere sottosterzante e sovrasterzante, gli dai più. Purtroppo è una questione di cultura. Noi siamo indietro e certe cose non riusciamo ancora ad apprezzarle nel pieno, mentre invece francesi o inglesi che hanno cominciato prima di noi hanno una cultura diversa e certe cose hanno imparato. Gli americani, non so se hai visto, stamattina Dillon sarà rimasto lì tre ore probabilmente a fare le geometrie. Sì. Ecco, è una cultura. Tu vai in America, qualunque sport motoristico a quattro ruote passano delle ore a cercare di fare le geometrie prima di fare qualunque altra cosa.
e devo dire che hanno ragione loro. E ricordando che non essere una corsa podistica, lo sport del quad cross, del motocross, è buona cosa avere un mezzo che sicuramente stia bene in strada, permette di scaricare potenza, di prendere più velocemente possibile la corda delle curve e permettere di uscire in fretta. Grande Franco, grazie ancora, una tua idea per la gara? A me piace vedere le belle gare, poi dopo no, sono contento, mi dispiace che non ci sono tantissimi piloti, comunque immagino che se Nicola si rimette dalla botta che ha preso oggi sarà il solito Nicola davanti, e immagino Andreino, Dillon e Tony che gli correranno dietro. Che non mollano, di certo. Franco, un grazie ancora e un arrivederci a domani per un ulteriore punto della situazione. Ciao.